Carissimi amici della Paolotomia, buona domenica, sempre qui da Antalya, e ultima domenica di vacanze, poi martedì si riparte, mercoledì si riparte e si torna all'attività quotidiana. Allora, sempre questa qua è una rasatura, sempre con prodotti tranne uno che ho trovato sul posto, quindi direi turco-cinese, perché ci sono prodotti cinesi usati in Turchia, prodotti cinesi usati nel mondo, prodotti turchi usati in tutto il mondo, questa cosa qua. Allora, iniziamo dal rasoio. Qui trovassero questa bancarella, che è l'unica che vende rasoi tradizionali, vende oggetti per paronotomia. Questo è uno Sheng Long, eccolo qua. Costa niente, qua tipo pochi euro. Sheng Long. Ecco, si presenta con questa scatolina con la sua rametta, tra l'altro, che io non voglio utilizzare perché la tengo per collezione. Eccolo qua, questo è un rasoietto proprio, rasoietto. Apertura farfalla, ricorda vagamente il giletto. Io l'ho già provato una volta ed è una falce. Attenzione, è una falce. Ricorda un po' il giletto, però secondo me è più esposto. Cosa dormiamo? Con una lametta d'erby verde, che è quelle che vendono appunto che qua. Ripeto, qui tre lame vengono vendute, che sono le derby verdi, le permasharp e le rapira. Non chiedetemi perché le rapira, ma evidentemente. Allora, prendiamo la nostra derby verde, che ben conosciamo, però insomma, questa qua è la più autoctona, e andiamo a montare sul nostro Shenlong, che è veramente una falce, cioè io l'ho provato con un'altra lametta, devo dire, qualche giorno fa, eccolo qua. Fa anche fatica a chiudersi perché mi ha inarcato la lama, e ecco, questo si è chiuso bene, perfetto. Shenlong, guardate che esposizione, non è male. Tra l'altro è assolutamente irregolare, cioè, guardate qui la lama balla come balla la samba, cioè proprio siamo. Però questa è la rasatura così. Bisogna radersi, cioè non è che bisogna aspettare il rasoino perfetto, c'è cioè questo qua, Shenlong, che va bene. Poi, rimanendo in Cina, proviamo il secondo pennello che mi ha spedito la DS Cosmetic, che me ne ha spediti tre, quindi uno li ha già provato, che era il gel tip. Questo è un tuxedo da 30 mm. Questo è un pennello molto tecnico, perché questo ha un manico corto, molto simile tra l'altro a quello con cui abbiamo fatto il nostro pennello degli amici della Paolotomia, però di colore diverso. Vedete, DS Cosmetic, qua c'è il brand, insomma. Il ciuffo però è molto grande, 30 mm. Quindi è un pennellone, e avendo un manico corto si presta al montaggio in viso. Ovviamente, se non mi è stato fornito per il test, io vi lascerò il link per chi fosse interessato a acquistarlo. Ovviamente, come sempre, vale la solita regola: massima trasparenza, non c'è nessun tipo di lucro da parte mia, ma semplicemente mi sono mandato in prova e quindi io per correttezza metto il link. Punto. Sapone, proviamo sempre dalla nostra bancarella, la Derby Limon. Quindi è il lemon limone in turco, eccolo qua. E la proviamo con un montaggio in viso. Allora io inizio a far scorrere l'acqua. Apriamola, vedete, ancora chiusa. E tra l'altro oggi sono problemi di acqua, qui non hanno bisogno di lavori fuori. E l'acqua va e viene, speriamo che non vada via mentre sono a metà della rasatura, perché se no sono dolori. Allora, caldo, ecco qua, viso bagnato e bagniamo anche il pennello, direi. Ovviamente condizioni della videocamera di fortuna, lo capirete anche voi. Allora, mettiamo direttamente nel ciuffo, direi, un quantitativo di questa
sì, quel limone dei detersivi, dei... non è male. Facciamolo metabolizzare dal ciuffo. Facciamolo metabolizzare dal ciuffo. Questo lava anche i piatti. Ecco qua. Qui è un gatto che è sottile, eh? Cioè, mi serve essere capace a girare con la Ferrari, a girare con la... Non faccio nomi perché sennò offendo le ditte. Allora, ulteriore sciacquata, iniziamo il montaggio. Vedete come questo 30 mm consente un montaggio robusto. Acqua. Oggi non ho la maglietta, fa veramente caldo. E qua in questo bagno non c'è neanche la finestra, quindi mi comprenderete, ma non vedete niente. Quindi no. Anche la luce è quella che è, però... Oh. Ah, ciuffo tuxedo, ciuffo che ha qualche anno ormai, c'è di più morbido, però in questo caso la dimensione fa la differenza, nel senso che consente di veramente di fare un montaggio a pieno viso anche per quelli con la faccia grande come la mia. Bene, adesso proviamo questa falce cinese, questo Shenlong, rasoio veramente... Si tutta la lama, eh? Anche perché balla, eh? Non è che balla, però non è, diciamo che non è proprio stabilizzata. Comunque rade, rade, rade. Chiaro che mi viene sempre a sperare. Tenere un angolo abbastanza aperto. Shenlong. Ah, radere è pazzesco, però è chiaro che, voglio dire, vedete che la lama va un po' dove vuole, eh? Va un po' dove vuole. Io direi che il pelo finisce qua. Bene, sciacquiamo il viso. La barba era di 2 giorni e mezzo. Montaggio di questa crema d'erbi che mi prende molto bene. Limone. E adesso proviamo a non squartarci la faccia con l'obliquo. Anche perché qui
scorre comunque bene, ma si sente tanto la lama, tanto. Cioè basta niente qua per tagliarsi. Quasi si incarta. Tagliettino lo sono fatto, eh. Ma nell'appoggio, pensate un po'. Meno, se lo sento pizzicare, poi vediamo. Nell'appoggio, non nella passata. Oh, vediamo. Forse è un brufoletto, non lo so. Bene. Rifiniamo l'obliquo. E adesso, ultima passata di contropelo. Rischia tutto. Avete visto che ha retto tre montaggi? Allora, leggeri qua, portiamo a casa la pelle anche stavolta. Sciacquiamo. Eccoci qua. Sciacquiamo. Imponiamo. Vediamo un attimo cosa abbiamo combinato. Puliamo bene. Tagli. No, qua un puntino. Un puntino, niente di che. Però questa lama basculante, devo dire che è il minimo che poteva capitare, ma poi niente. Allora, aftershave, l'altra volta abbiamo usato l'arco nera Black Edition, qui abbiamo invece la Gold Power, sempre aftershave Cologne Gold Power, arco. Eccola qua. Questa è gold proprio, quindi anche questa è molto elegante, più o meno sono molto simili, però questa. Sapete
una confezione da 200 millilitri. Bene, adesso arriviamo alle conclusioni. Allora, sciacquo gli attrezzi del mestiere. Allora, rasoio, come si chiama già? Shenglong. Allora, qui chiaramente è un rasoio di fortuna, cioè la lama balla, non è ben serrata. Non so se questo esemplare, se siano proprio fatti tutti così. Comunque si sposta come una ghigliottina. Il meccanismo, insomma, quello che è, naturalmente per quello che costa, però rade. Qui mi ha fatto un red point perché ho voluto fare anche il. Perché scorre un po' così, insomma, già con una derby, qua, appinata sulla sua derby extra, che dovrebbe essere una lama morbida, invece vedete che ha creato qualche impiccio. Però niente di che, poteva finire molto peggio. Questo è un pennello che si vende qua, che usano i turchi, e quindi insomma, andiamo a provare anche le usanze del posto. La Metta Derby, ovviamente, anche questa, stranota per la sua dolcezza, che però non è riuscita a addolcire una vera e propria falce come questo rasoio cinese. Pennello. Io se Cosmetic, ovviamente ringrazio per farmi provare i loro prodotti. Allora, niente di nuovo, nel senso che il Tuxedo è un tuffo che conosciamo tutti ormai. Mi piace molto però l'idea del manico corto e del ciuffo molto largo, quindi praticamente questo permette di avere una superficie di montaggio molto superiore, insomma, quindi permette proprio per chi ha il viso grande, di fare un montaggio in viso molto efficace. Poi abbiamo la linea Derby, non la linea Derby, nessuna linea perché la sensazione è un arco. Il sapone Derby, crema da barba Derby, al limone. Allora, il gusto, la fragranza sembra quasi un detersivo per piatti, però le doti tecniche di montaggio sono veramente notevoli, tant'è vero che ha retto pure tre montaggi senza doverne aggiungere. Ha montato molto bene e addirittura bisognava aggiungere acqua per evitare che ci fosse un montaggio troppo solido, quindi validissimo a livello meccanico. Poi la profumazione è quella che è, ma naturalmente questo è un prodotto a basso costo, però di grande qualità, secondo me, anche, come anche l'altra, la mentolo, come anche una normale. E chiudiamo con l'Arco Gold, un classico, insomma. Rientra nella categoria dopo barba tradizionali, classici, insomma, questo è un po' più elegante, diciamo, di quello normale e anche un po' più speziato di quello black. Bene, io vi ringrazio, vi auguro buona domenica e ci vediamo poi per la settimana, finalmente dall'Italia, e buona barba a tutti.